L'esclusione sociale, il pregiudizio e lo stigma verso gli ultimi non si combattono con le parole e con le buone intenzioni. Sono necessarie azioni pratiche capaci di coinvolgere cittadini abili e diversamente abili intorno a progetti comuni. Abilità diverse, stessa voglia di vita, perché nel mondo di una persona con disabilità c'è molto di più di quello che si vede. Città di Latiano, 4 giugno 2010, undicesima edizione di Olimpiadi In. Ti regalerò una rosa. Una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. Ti regalerò una rosa bianca come fossi la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore. Mi chiamo Antonio e sono matto, sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino. Credevo di parlare col demonio, così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare, perdona la calligrafia da prima elementare. Organizzato da Città Solidale in collaborazione con AMPIS, AIRSAM e numerose associazioni cooperative sociali, un grande evento di amicizia e socializzazione. Circa 1200 gli atleti diversamente abili provenienti da tutte le regioni italiane e da 6 delegazioni di paesi stranieri. Credo che sia un diritto l'inclusione, ma non dobbiamo dimenticare che accanto all'inclusione dobbiamo affermare per loro e fare esercitare a loro tutti gli altri diritti, compreso il diritto al lavoro. Quella di oggi è una grande festa che conferma che queste persone sono splendide, sono straordinarie, fanno sacrifici, vengono da lontano, sono venute da tutte le regioni italiane, ci sono anche delle delegazioni straniere, persino dall'Argentina, che è un paese molto lontano da noi. Proprio questo rapporto, questi contatti ci devono far riflettere e far superare il pregiudizio nei confronti delle persone diverse. Coinvolti operatori, famiglie, servizi, cittadini, autorità, perché l'appartenenza alla comunità dei cittadini portatori di disagio psichico e fisico è un diritto. Noi siamo tutti uguali e tutti diversi, abbiamo bisogno, diciamo, di vivere tutti insieme e di riconoscere le diversità. E questo costituisce la ricchezza vera dei rapporti umani. E fra l'altro è straordinario questo fatto che Latiano sia una capitale della cultura in questo momento, è una cosa molto bella per la Puglia, io sono molto lieto di essere qui. Il messaggio è: combattiamo tutti insieme per evitare che quei pochi elementi di diritto conquistati nel corso di anni di battaglie vadano dispersi senza tener conto delle necessità e delle fragilità. Poi, Special Boys! Ole! Che partecipate a questo evento? No, è il secondo, e lui ha vinto la maratona dell'anno scorso. Fino. Qual è il messaggio? Il messaggio? Stare insieme, divertirsi. Questo? Ce l'ho fatto un canto? Un canto! Con le mani insieme a noi, Special Boys! Con le mani insieme a noi, forza Special Boys! Forza Special Boys! Forza Special Boys! Con le mani insieme a noi, forza Special Boys! Hey!
è un modo per lottare contro l'ipocrisia e contro il pregiudizio che si ha nei confronti dei diversamente abili. Sono ragazzi e ragazze come noi, praticamente come noi, senza essere diversi, però molto spesso la società li emargina e li mette al lato rispetto a tutto il resto. Manifestazioni come queste sono grandi manifestazioni che hanno al centro quello di organizzare giochi, feste, gare tra tutti questi ragazzi. È un giorno di festa per loro, ma è anche un giorno di festa per noi, un giorno di festa per l'amministrazione comunale che ospita un evento come questo. È l'undicesima edizione, siamo grati agli organizzatori e spero che anche negli anni prossimi possano essere organizzati in questa città. In un clima di festa, il corteo degli atleti ha sfilato per le vie della città, accompagnato dal drago stigma realizzato dagli operatori e dai ragazzi della comunità di Città Solidale, che simboleggia la brutta bestia dello stigma e del pregiudizio da abbattere. E i bambini che cercano di scacciare tutti con questi atleti che non sono sicuramente nuovi e innocui, ma che servono a testimoniare il mandar via questo drago, questo stigma dalla nostra coscienza, dalla nostra mentalità. E insistono, cacciatelo, la parte migliore di noi è sempre quella del fanciullo. E allora via, ancora di più. Un applauso ai bambini che continuano ancora a mandare via. Come assessore ai servizi sociali sono molto contenta di essere presente qui in questa manifestazione delle Olimpiadi IN. È un'occasione per poter superare i pregiudizi. È bello vedere tante persone diversamente abili e socializzare insieme a tutti gli altri. È un'iniziativa lodevole perché è mirata a superare i pregiudizi sui diversamente abili. E noi come amministrazione siamo molto vicini a questo problema e molto sensibili e sicuramente insomma, la nostra collaborazione sarà molto attiva vicino a chi opera da tanti anni in questo settore. E allora accogliamo tutti quelli che adesso sono sotto, guardate, questo stigma, questo drago, così diligentemente e pazientemente, artigianalmente costruito da Città Solidale, dai vari laboratori che si sviluppano all'interno di Città Solidale. Oggi è una giornata molto importante per la città di Latiano. Oggi con queste Olimpiadi IN devono prevalere quei valori che sono quei valori principali di ogni animo umano, quei valori che portano avanti le realtà così ristrette di questa gente che oggi si trova in difficoltà, che con queste iniziative diventa una gente nuova, una gente giovane, una gente che vuole dare tanto a tutte alla comunità latinese. Quindi ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato, ringrazio tutte le squadre che sono venute nella città di Latiano e ringrazio anche le rappresentanze estere. L'AMPIS promuove attraverso lo sport il protagonismo delle persone, senza esclusione. Si adopera per creare legami sociali che aiutino a superare il pregiudizio e lo stigma sul disagio mentale, attraverso l'incontro, la conoscenza e la condivisione delle esperienze. Quest'oggi credo che sia una giornata importante, questo è il secondo anno che noi facciamo a Latiano e vediamo una manifestazione straordinaria di integrazione sociale. Abbiamo molte delegazioni straniere, di cui quella argentina, ma diverse europee. Stiamo per firmare questo accordo con le altri partner europei perché riteniamo che promuovere poi una rete europea sia fondamentale per noi italiani. Allora io credo che questa giornata sia un momento importante soprattutto perché lanciamo un nuovo messaggio dopo l'anno successivo, che questa Italia è fatta di diversità, ma sono quelle diversità il valore assoluto che noi riteniamo opportuno che questo paese possa esprimere.
In serata, spettacolo a cura della compagnia teatrale Tabù di Imola. Oggi siamo qui da Imola e portiamo un contributo importante, è uno spettacolo teatrale che è nato a partire dall'esperienza forte, importante che abbiamo così maturato in Argentina 2 anni fa e lì grazie al lavoro intelligente, interessante, emotivamente forte del nostro regista imolese Enrico Dagnini abbiamo dato così luogo a una rappresentazione di una esperienza, quella che abbiamo fatto in Argentina, che è stata resa estremamente attuale, per cui non è una cronaca ma è una visione attorno alla vita in cui i diritti e la dignità delle persone sono sottolineati in maniera forte. È un'esperienza che nasce si è prodotta nel giro di parecchi mesi e la forza dell'esperienza sta proprio nel fatto che è un'esperienza integrata, a cui partecipano cittadini, partecipano utenti dei servizi, partecipano operatori, partecipano familiari che insieme danno vita a questo racconto speciale. L'importanza di questa esperienza non sta solamente nel fatto che rappresentiamo qualcosa nella piazza di Latiano, ma che siano riusciti a costruire un progetto in cui le passioni delle persone, della gente, dei cittadini, degli utenti si sono raccolte e hanno dato vita e hanno animato questo progetto. Un progetto che tra l'altro fa parte di un progetto più grande che la Regione Emilia Romagna ha messo insieme e che raccoglie tutte quelle esperienze teatrali che si producono nel rapporto importante che si alimenta tra associazionismo e servizio utentale. E all'interno di tutto questo, di questo processo, la presenza dell'ANPIS è un collante forte. Ho pensato che per queste occasioni che vale la pena impegnarsi, diciamo, in fare questo mestiere, non semplicemente per fare i conti ogni giorno delle nostre difficoltà economiche. Io vi ringrazio perché la vostra scelta è una scelta di civiltà, una scelta di cultura. Lottare contro lo stigma significa riconoscere un fatto che diciamo sempre a parole, ma noi non pratichiamo nei fatti, e cioè che siamo tutti uguali e tutti diversi, e che ciascuno di noi può dare un contributo di crescita civile e sociale ad una società che ha bisogno di queste manifestazioni per ritrovare il senso della solidarietà e ritrovare il senso di quello che io ho detto poco fa, cioè quella civiltà, cioè riconoscerci cittadini. Vi ringrazio moltissimo per questa cosa, che per me è stato un insegnamento, me lo porterò a casa e nella mia attività. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. A love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are three. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough, always grow.